Facciamo qualche esercizio di Khan Academy in cui dobbiamo riscrivere le addizioni in modo da avere numeri tondi che possono essere multipli di 10 o multipli di 100. Qui abbiamo 63 più 427. Sembra un'addizione abbastanza difficile, la dovrei mettere in colonna, ma forse potrei togliere qualcosa da un numero e darlo all'altro in modo che diventino entrambi tondi. È chiaro che se ho 63 e gli tolgo 3 mi resta 60 e se do questo 3 al 427 ottengo 430 e 60 più 430 è un problema molto semplice, ma vediamo cosa ci chiedono esattamente. Facciamo la scomposizione passo passo. Qui dice 63 più 427 è uguale a 60 più qualcosa più 427, quindi 60 più qualcosa deve fare 63 perché 427 è uguale. Quindi 63 è 60 più 3, che è chiaro. Alla riga successiva cambiano solo le parentesi e poi abbiamo più 427, quindi 60 più 3 più 427. E quindi è come prendere il 3 e spostarlo da 63 a 427 e 3 più 427 fa 430. Questa addizione è diventata molto più semplice perché possiamo anche farla a mente. Basta aggiungere 6 decine proprio qui, quindi 490. Ed è risolto. Facciamo qualche altro esempio. Allora, qui invece vogliamo sommare questi due numeri. E forse possiamo cercare di avere dei numeri tondi. Qui stiamo scomponendo 275 in 270 più qualcosa. Sarà 270 più 5. Guarda, tutto il resto non cambia, 595 qui e qui. Perché lo facciamo? Se prendiamo il 5 dal 275 e lo diamo al 595, 595 diventa 600 e il calcolo è più semplice. Quindi di nuovo, qui sommiamo 270 più 5 più 595. Ma possiamo cambiare l'ordine e sommare il 5 al 595 e poi sommarlo al 270. Quindi è come dire 270 più 5 più 595 che fa 600 e per questo motivo spostiamo questo 5, così possiamo avere 600. E ora possiamo anche farlo operazionalmente, perché basta che aumentiamo le centinaia di 6, che diventa 870. Facciamo qualche altro esempio. Riempi lo spazio. 51 più 83 è come dire qualcosa più 84. Per diventare 84, 83 aumenta di 1, quindi dobbiamo togliere 1 a 51. Quindi questo è come dire 50 più 84. Ma perché farlo? Perché perderci tempo? Beh, io trovo più facile sommare 50 più 84 perché ho 8 decine più 4 unità più altre 5 decine che fa 13 decine o 134. Quindi mi sembra un po' più facile. Ma l'importante è che se aggiungiamo ad un numero dobbiamo togliere la stessa quantità all'altro numero per non cambiare il valore dell'addizione. Facciamone un'altra. 138 più 710 è uguale a qualcosa più 700. Quindi avevamo 710, ora è diventato 700, quindi abbiamo preso 10 da un numero e dobbiamo darlo all'altro numero. Quindi dobbiamo aggiungere 10 a 138 che fa 148. E perché è utile? Beh, 148 più 700 si può fare anche a mente, diventa 848 e quindi è più facile da calcolare di quello che avevamo prima.